Diana è la sorella di Don Peppe, Diana, il prete anticamorra per eccellenza, ucciso in maniera fredda e spietata il giorno del suo onomastico di oltre 25 anni fa, era il 19 marzo del 1994. Da allora com'è cambiata la sua vita? Allora, questo l'episodio tragico della morte di mio fratello ha cambiato la mia vita e oggi, a distanza di 25 anni, posso dire che ho iniziato a convivere con il dolore. I primi tempi è stata dura perché non riuscivo a muovermi, non riuscivo a fare memoria di lui nelle scuole, nei convegni, perché qualcosa mi bloccava. Però adesso, con la rassegnazione di questa morte così tragica e con imparando a convivere con il dolore, riesco anche a fare una memoria. Infatti, quando vado nelle scuole, a parte che sono una docente, quindi la sua memoria è viva tutti i giorni, perché io lavoro sui temi della legalità e ovviamente menziono lui, chi più di lui, e poi vado anche nelle altre scuole e insegno ai ragazzi, ai più piccoli e ai più grandi, che bisogna denunciare, non avere paura, bisogna avere coraggio, come ha fatto mio fratello. Ecco, chi era Don Peppe Diana per sua sorella innanzitutto? Era il grande amore della mia vita, un fratello esemplare, un fratello buono, attento, dedito alla famiglia, alle problematiche della famiglia. Era sempre presente nella nostra vita. E invece per la comunità di Casal di Principe cosa rappresentava Don Peppe Diana? Don Peppe nella sua comunità ha fatto tanto, proprio per chiamare i giovani a sé, per fare in modo che non intraprendessero. Lui è stato già beatificato. Per mio fratello non c'è ancora conclusione a questa beatificazione, quindi noi siamo un poco amareggiati su questo, però siamo di parte, non possiamo fare nulla, è la Chiesa che deve intervenire a proposito. Amare tutti, si aprono le nostre mani. Il noto novelliere salernitano, Masuccio Salernitano, al quale offrì la sua protezione. Quindi l'occasione per, come dire, sottolineare l'importanza della storia, ma per lasciare il segno, un segno che sa. L'amore tra noi, disperdi ogni avversario. Questo Papa, ma direi anche tutti gli ultimi pontefici che la Chiesa, grazie alla provvidenza di Dio, ha avuto, indichino davvero una strada di rettitudine, di integrità, di offerta della vita proprio in nome della giustizia a cui non possiamo noi, da cui non possiamo tornare indietro. Sappiamo bene che anche il Papa a volte, parlando di certi argomenti come l'ambiente, come la giustizia sociale, come l'economia, solleva dei polveroni, ma questo a lui non spaventa. Ecco, io mi auguro che anche nelle nostre comunità, nelle nostre diocesi, nelle nostre chiese locali, si assista a questa fermezza e a questa fortezza evangelica nel difendere sempre le prerogative del vero a difesa di tutte le persone, particolarmente degli ultimi. Quindi grazie per questa manifestazione, per questo premio e ancora un ricordo nella preghiera per Don Peppe. Un ricordo per lei, un ricordo che ricalca
premio Roberto Pino Sansevierino, che dopo consegneremo all'amico Augusto. Grazie. Poi comprato da due amici, Angela Vitale, anche lei è qui stasera, e da un suo sacerdote, un sacerdote della nostra diocesi, Don Raffaele Di Cristoforo, che ha creato delle preghiere veramente eccezionali. Allora, le leggo semplicemente, Eccellenza, mi permetto di consegnare nelle sue mani il mio sogno. E una via crucis con le meditazioni tratte dal mio libro Testimonianze in dono, sull'importanza delle donazioni di olio, che insieme a tanti amici stiamo divulgando per sensibilizzare sul tema, in quanto ci troviamo in una delle regioni situate agli ultimi posti per donazione. Lei invece viene da una regione che ha i primi posti. Ho appunto un sogno, quello di stabilire a livello diocesano per adesso una giornata nel periodo di Quaresima dedicata appunto a questa via crucis, ovviamente dopo le opportune valutazioni. Sognare è importante. Mi ci sono trovate tante volte a farlo durante il mio lungo percorso verso la mia attesa per un nuovo organo che mi potesse staccare dalla macchina che mi consentiva di tenermi in vita. Ora continuo a farlo attraverso i miei scritti per dare il mio modesto contributo alla diffusione e di ricordare soprattutto coloro che noi consideriamo i nostri angeli, che effettuano un cammino verso il dono. Sognare non costa niente e a volte possono realizzarsi. La salute resta in attesa di questo, che questo mio possa ancora una volta realizzarsi. Se vuole aggiungere qualcosa, Eccellenza. Questo dei sogni, quando parla con i giovani, che non sono appunto fantasie ma invece ideali che ci auguriamo di poter realizzare, e quindi chissà che anche questo non possa realizzarsi. Andiamo. grazie ancora a Sua Eccellenza, e adesso sta per andare via, allora io direi di chiamare Augusto Di Meo. Prima di ascoltarlo, diamo il premio, lo diamo sulla fiducia il premio, ecco, questa sera. Con il simbolo premio Roberto Sansevierino per la responsabilità di onorarci edizione da Augusto Di Meo. Augusto Di Meo, testimone oculare dell'omicidio di Don Peppe Diana, diventando così, con il suo esempio, un forte messaggero in cammino verso la responsabilità per la vita. Dell'Andi, arcivescovo metropolita di Salerno, Acerno e Champagna. Ed è molto bella questa immagine che ci rimanda all'unione di intenti, un'unione di percorsi diversi che vanno tutti verso della creazione di un mondo migliore, quel mondo che Don Peppe Diana immaginava, prepostava e che tanto ha fatto per poter realizzare anche nella sua terra, la terra di Casal di Principe. Facciamo un applauso. Augusto, non andare via, Monsignor Andrea Bellandi, ringraziandolo per la sua presenza, per la sua